Ci stiamo avviando quasi alla fine di questa quarantena che ormai ci sembra quasi insostenibile. Oddio, qualcuno a casa ci sta anche bene, ma chi è abituato a muoversi, insomma, non vede l'ora che si possa tornare ad una qualsivo- ad una minima, insomma, ad un minimo grado di normalità. In questi giorni che, insomma, siamo stati costretti a stare in casa, un gran peso l'hanno costituito i social media, che insomma sono un po' croce e delizia della nostra attualità, della nostra epoca. C'è chi li considera eccessivamente invasivi, chi li considera necessari, chi li considera come tutti quanti gli strumenti a nostra disposizione, cioè l'utilizzo che se ne fa li può classificare nella maniera migliore o peggiore che si ritenga possibile, insomma. Per parlare dell'incidenza, del peso di Facebook, di Instagram, di Twitter e di altro genere di mezzi di comunicazione, abbiamo collegato da casa sua il professor Vespasiano, che è sociologo, nonché docente dell'Università del Sannio, che ringraziamo di essere con noi. Grazie a voi. Allora, insomma, come dobbiamo prenderlo sta situazione legata a Facebook? Che un po' di tutti i social media è come dire, il rappresentante più importante. Dobbiamo considerarlo qualcosa di eccessivamente, insomma, presente nella nostra vita in modo ossessivo ed eccessivo, o invece dobbiamo anche ringraziarlo perché ci ha tenuto in collegamento l'un l'altro nel domicilio coatto che ci ha, in fin dei conti, indotto questa epidemia. Secondo te come dobbiamo considerarlo? Allora, come prima risposta direi positivamente. Poi, come se una risposta più articolata, bisogna dire che innanzitutto i social sono un'arma a doppio taglio. Sono un'arma a doppio taglio perché da una parte consentono queste relazioni sostitutive, no? Abbiamo vissuto in questi 2 mesi oramai, e dall'altra parte però consentono, potrebbe Umberto Eco, come disse Umberto Eco, a chiunque di dire qualunque cosa gli passi per la testa. Questi 2 mesi così difficili hanno dimostrato che è vero sia l'utilizzo positivo, quindi uno strumento di grande importanza per mantenere i contatti, sia la posizione di Eco, dove molti di noi si sono trovati di fronte a delle notizie, che dire assurde è poco, che lì forse si avvicina di più alla realtà. Umberto Eco diceva webbeti, unendo web a ebeti, e insomma non è andato troppo lontano dalla realtà. Io faccio sempre l'esempio dello specchio del bagno, specialmente quando ci si fa la barba o al mattino si sta soli con se stessi, si parla e si dice: questo specchio del bagno è diventato una vetrina globale, internazionale, planetaria, per cui ognuno si affaccia da questo specchio e dice le cose che ritiene di dire, insomma, come spesso accade, ci sono belli spunti, belle riflessioni e cose un po' meno belle che, insomma, un po' dobbiamo sopportare. E, tutto sommato, fa parte un po' del gioco, per certi aspetti. Beh, io su questo potrei aggiungere una considerazione. Allora, i social funzionano con due attori che sono in egual misura responsabili. L'attore che scrive, che pubblica, che posta quello che gli passa per la testa, oppure quello che crede che sia la verità, quello che pensa possa essere una soluzione, oppure quello che è il suo sentimento. Ma dall'altro attore è altrettanto responsabile nel selezionare in questa massa enorme di informazioni, di considerazioni, di emozioni che vengono comunicate, le cose false dalle cose che in qualche misura possono essere vere, e poi tra queste quelle che sono importanti, perché diversamente si rimane affogati. Quindi non è facile accusare soltanto quello che scrive le fake news, tanto per semplificare con un linguaggio molto comune, no?
Bisogna anche dare la responsabilità a chi se le beve le fake news. Questo senza dubbio, ma poi questo appartiene un po' alla storia della comunicazione in sé. C'è uno che Sì. sale sul pulpito, parla ad un uditorio, quindi c'è una unilateralità del Esattamente. messaggio, e l'altro recepisce, insomma, e magari anche lo ritiene qualcosa di universalmente accettabile perché lo dice lui. Una volta si diceva, lo diceva la televisione, per cui tutto ciò che derivava dalla televisione era sostanzialmente portatrice di verità assolute ed inconfutabili. Adesso ci si è spostati sul versante del web. Anche l'ignoranza galoppa, insomma, su queste piattaforme, ed ce n'è tanto, oltretutto. Guardi, è venuto fuori un concetto molto importante in questo tipo di comunicazione, il concetto di reputazione. Il concetto di reputazione crea un problema, o almeno presenta un problema a tutti quanti comunica, ripeto, e a noi che veniamo, diciamo così, investiti da questa ondata di. Ora, in questi 2 mesi, quelli che avevano un'alta reputazione cosiddetta scientifica non sapevano con che cosa stavano avendo a che fare. E pur di continuare a stare lì, dall'alto della loro reputazione, a dire quello che stava accadendo, quello che dovevamo fare, sono caduti nella trappola di una sorta di over reputazione, no? Un eccesso di reputazione che ad alcuni in particolare ha fatto dire, come dicono gli americani, delle bullshit pazzesche. Non lo traduciamo che è meglio, insomma. No, non traduciamo perché non ho capito, ma tutti hanno capito che c'è stato, specialmente nella prima fase, no? Mentre ancora non si sapeva quasi nulla, si sapeva soltanto che era un coronavirus. Sulla base di una reputazione scientifica accumulata negli anni precedenti con gli altri coronavirus, alcuni hanno incominciato a raccontare delle cose. È una quasi influenza, no? Era questo all'inizio il messaggio rassicurante. Poi, quando hanno incominciato a vedere che questa quasi influenza non si riusciva a curarla, hanno incominciato a dire: beh, guarda, è una cosa molto più di un'influenza. E qualcuno ha detto: è una sorta di peste. Poi qualcuno ha detto che stiamo in guerra. E È stata poi. un'escalation anche di lessica per certi aspetti, di lessico, prima in modo soft, poi sempre meno soft, poi addirittura siamo arrivati, appunto, come dicevi tu, alla guerra, insomma, è come se stessimo in guerra, ed è diventata anche un modo di dire che si è fatto strada nella comunicazione, e questo ci riguarda da vicino. Di guerra c'è soltanto quello che verrà dopo, che ci aspetta dietro l'angolo, c'è l'economia disastrata, probabilmente è assimilabile ad una economia post-bellica in cui bisognerà ricostruire ciò che è stato demolito in un mese e mezzo, due, di blocco totale della situazione legata all'economia. Insomma, ti volevo chiedere un'altra cosa, ma spesso e volentieri si parla di complotti e Facebook si è fatta anche, come dire, viatico, autostrada, di tutta una serie di argomentazioni più o meno attendibili legata all'origine di questa epidemia. Non è un'epidemia che è nata per caso, dicono alcuni, è un'epidemia che invece si è sviluppata perché qualcuno ha voluto, insomma, incidere direttamente per sovvertire l'ordine economico, per fare in modo che ad alcuni potentati se ne sostituissero altri. Anche questa è stata, insomma, una situazione, una considerazione che in qualche modo ha posto, come sempre, le fazioni contro, chi ne sosteneva la tesi, chi invece diceva no, guardate, è tutta una situazione legata alla natura. Anche questo, insomma, ha inciso parecchio. Allora, io ho avuto la fortuna da studente universitario di avere un professore che diceva: lungi da me qualunque mentalità complottista, perché non porta da nessuno. E grazie a questo professore, molti anni fa per la verità, io ho
conservato, cerco di conservare questa posizione, cioè riduciamo a zero lo spazio del complottismo. Diciamo quello che sicuramente sappiamo. C'è una origine che qualcosa, di cui sa qualcosa, e c'è tutto il resto di cui si può complottare, pensare, cioè a tante altre cose, compreso il complotto, no? Si può pensare che sia nato così, sia nato con lì, sia nato con là. Quello che è certo è che noi siamo di fronte ad un virus che fa parte di una certa famiglia, e questa famiglia, man mano che il tempo passa, non è più a visitare. La verità non è il primo coronavirus che ci viene. Man mano che il tempo passa, questa famiglia diventa sempre più tignosa, più forte, più resistente. Sottovalutare la forza tensa e di permanenza di noi questo virus ci fa pensare più facilmente ci sia qualcuno che la sera, la notte, non potendo pensare ad altro, manipoli no, il coronavirus e poi lo diffonda in giro per il mondo. Non ci conviene, non vogliamo pensare che la verità è che in alcuni territori c'è un'altissima densità abitativa, per cui se io c'ho un raffreddore, contagio chi a fianco a me non ce l'aveva. Ora, se uno di noi due parte e va da un'altra parte, si porta appresso quel raffreddore e lo trasmette ad un altro ancora. Perché con il raffreddore andiamo contro il raffreddore. Contro il coronavirus SARS-CoV-2 non va a pregare. Senti, beh, questo insomma, c'è una mia amica molto cara che insomma ce l'ha a morte con i complottisti. Dice sempre, oh, i complottismi. Io dico, guarda, ma il complottismo è una cosa, l'esistenza dei complotti è un'altra cosa, perché la storia è fatta, è densa di tentativi di colpi di mano, riusciti o non riusciti. Poi c'è l'estremizzazione di tutto questo, cioè chi vede dietro ogni cosa la mano assassina che in fin dei conti produce un danno. E quello è un altro discorso. Noi viviamo in un paese dove a distanza di 50 anni ancora non sappiamo chi è stato il mandante di Piazza Fontana, tanto per dire, o non sappiamo bene chi ha abbattuto l'aereo a Ustica. Insomma, siamo il paese che dà anche adito, voglio dire, alla maniacalità del complottismo a tutti i livelli, a ogni piè sospinto, perché non abbiamo ancora chiare certe situazioni che sono successe sulla nostra pelle, che ci hanno investito non 300 anni fa, ma non più tardi di 50 anni fa o anche meno. Un altro discorso che in cui ti volevo coinvolgere era l'invettiva a mezzo social. Mi è sembrato che noi siamo convinti che su queste piattaforme regni una zona franca. Per cui se noi ci mettiamo a bestemmiare, a usare un turpiloquio eccessivo, a dileggiare il prossimo, siamo convinti che lì si possa fare. Un po' come lo stadio, in cui tu puoi dire tante cose all'arbitro o al tifoso avversario. E se ti limiti a dirle è già una cosa, a farle molto spesso e volentieri si arriva anche a quello. Ma non abbiamo la consapevolezza che anche in quella fascia che noi reputiamo neutra, in realtà si possano sviluppare situazioni poco raccomandabili, nel senso che qualcuno ti può anche querelare, ti può anche denunciare. Però, insomma, noi ascoltiamo di tutto e di più. Essendo una piattaforma aperta a tutti, è anche normale che sia, ma molti hanno la convinzione che lì possono dire quello che vogliono. Sì, ci sono due aspetti di questa realtà che sono tutti e due molto pericolosi. Il primo aspetto è quello, diciamo così, dell'ingiuria, no? E io dico di una persona, quello non capisce nulla, quell'altro è responsabile di questo, non ha fatto attenzione, quello non ha fatto quello che doveva fare. E in questo caso qui arriviamo all'aspetto, diciamo così, negativo, che è il
cyberbullismo, no? Questa cosa di rovinare la vita agli altri. L'altro aspetto, che già di per sé è molto fastidioso, pericoloso, negativo e condannato senza. L'altro è quello che è l'assassinio della reputazione degli altri. Qui c'è proprio l'ostilità pensata, voluta, politicamente attuata da soggetti che devono distruggere la reputazione degli altri. Questo, in parte c'è una legge, parte c'è una legge che aiuta dappertutto, a tutti, cioè, aiuta tutti, e c'è quasi dappertutto oramai questa salvaguardia della propria reputazione. Ciononostante, su questo sono d'accordo, assolutamente d'accordo, ciononostante ci sta comunque qualche deficiente che continua a fare sia, si chiama tecnicamente, cioè l'assassinio della reputazione degli altri. La domanda successiva è: cosa bisognerebbe fare per ridurre, non cancellare, ridurre al minimo questo spazio, specialmente per quanto riguarda le conseguenze inevitabili di questo spazio? E qui la domanda andrebbe posta ad un giurista o ad un operatore della giustizia, magistrati, perché insomma a un certo punto si arriva ad un livello di volgarità anche, ma di violenza verbale che ovviamente non è tollerabile né lì né altrove. Si può tranquillamente prendere posizione contraria rispetto a una istituzione, per esempio, e lo si fa, noi il nostro mestiere è quello essenzialmente. Altro invece è coinvolgere l'aspetto privato ed esprimersi in forme ovviamente inurbane, per usare un eufemismo, e naturalmente non scadere nella trivialità, che spesso e volentieri, ripeto, si ha la consapevolezza di poter essere triviali. Perché si sta in uno spazio che si considera non attaccabile. In realtà è attaccabilissimo e spesso e volentieri poi uno incorre nelle tenaglie della giustizia e poi comincia ad avere opinioni diverse. I famosi leoni da tastiera, ecco, tanto per citare una frase che va per la maggiore. Insomma, a considerazione di questa nostra intervista molto interessante, secondo me. Assolviamo i social media o li condanniamo? Li assolviamo, Anche al netto di queste esagerazioni. condanniamo le idiozie che passano attraverso i social media e gli idioti che volutamente le fanno passare, intenzionalmente li fanno passare. I social media, come noi tutti sappiamo, sono la piattaforma della comunicazione attuale e del futuro. 7 miliardi e mezzo di persone, poco più della metà regolarmente connessi, parlano in gran parte attraverso i social, attraverso i nuovi media, attraverso i social media, attraverso i social media. Quindi è una tecnologia che non può essere condannata solo perché ci sono le idiozie, tante, tante idiozie, Enzo, tantissime idiozie, alle quali noi a volte, io stesso, ciò dico noi, contribuiamo. Mettendo delle cose che non si sanno, no? Nessuno Che si si senta dice. escluso in fin dei conti. Dico, Come? nessuno si senta escluso, qualche No, panzana l'abbiamo detta tutti. perciò dicevo all'inizio, bisogna essere responsabili, ma anche molto sorvegliati nella propria comunicazione. Capire cosa si sta scrivendo, cosa si sta dicendo. Perché non soltanto si può far del male a qualcuno, no? Rovinare la reputazione oppure fare del bullismo d'accatto, o l'uno e l'altra sono tutte e due pericolosissime nelle conseguenze che generano. Ma poi c'è anche un'altra ragione, e chiudo questa mia considerazione. C'è un'altra ragione. Dobbiamo essere consapevoli che le cosiddette false notizie, ovvero le fake news, per dirla con un linguaggio comune, viaggiano ad una velocità tripla rispetto alle notizie vere. Eh sì,
perché non hanno bisogno di essere supportate, non hanno bisogno di essere argomentate, vengono sparate a mo' di slogan. Allora io, la mia responsabilità, dico, se questa cosa mi piace troppo, fatta attenzione, probabilmente è falsa. Parole sante, professore Vespasiano, io ti ringrazio di essere stato con noi, perché andava anche sviluppata questo aspetto. Io sto cercando di, come dire, di nella mia condizione, ovviamente, di andare un po' a tutto tondo su quello che ci sta in qualche modo venendo e ci è piovuto addosso. E mi mancava il tassello legato ai social media, che, come tu hai detto giustamente, sono un elemento ormai imprescindibile della nostra quotidianità. È il futuro, non ne possiamo. Non si può fermare il mare con le mani, diceva un politico locale, insomma, non possiamo fermare il mare con le mani, bisogna, insomma, cercare di addomesticare questo enorme strumento. Non si può fermare il mare con le mani? Sì. O il vento con le mani, il mare o il vento, ma che siamo là, insomma, come metafora era quella, non possiamo opporci all'ineluttabile, per cui praticamente anche questo è una forma di ineluttabilità. Come facciamo a eliminare? Immaginiamoci per un secondo che non esista più Facebook, e sarebbe la desolazione, il panico, altro che Covid, l'epidemia, insomma. Ma immaginiamo la loro assenza per capire quanto siano importanti. Grazie a Francesco Vespasiano, sociologo e docente dell'Università del Sannio, per essere stato con noi. E che dire, insomma, viva i social media, sempre che siano utilizzati con discernimento e cum grano salis, come dicevano i padri latini. Alla prossima. Grazie a voi, tante belle cose, buon lavoro. Alla prossima. Ciao.